Allora, ok ragazzi, pausa tra terzo e quarto turno, sono qui con Simone, fan numero uno, grandissimi. L'abbiamo già incontrato la scorsa volta a Latina, grande. Com'è andata, Simo? Mo so 2,5 su 3. 2,5 su 3, io ho fatto 1 su 3. È andata così, quindi noi siamo diesel, iniziamo sempre in sordina. Per cui io vi ringrazio, ringrazio anche Simone comunque per sostenermi. E dai, ci vediamo alla prossima, quindi siamo al quarto turno. Grandi, e dai, ci vediamo su Scacchiera. Dai ragazzi, grandissimi, grazie a tutti. Per supportare il canale vi chiedo un'iscrizione. E anche un mi piace, possibilmente. Grandissimo, grandissimo, dai. Allora, tu sei? Umberto. Umberto come? Barbiero. Posso registrare? Ci ha messo, perfetto. Giampiero Cutinelli, puoi registrare. Vabbè. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Collaborazione massima. Puoi sederti, stai in fondo. Sempre là. Buona partita per tutti. Buona partita. Ah, come vuoi. Allora, prendi là. È andata?
Ah no, ok, scusa. Aspetta, no. Tarascio funziona. No? Tarascio. Ah, vabbè, no, ma una serie di cose che pure sono studiate. Come le dici però? Che libro? Che libro? Però mi sono già la prima partita che c'era in media, perché guarda, stasera c'è il fondo. No, forma di fare. No, che stai studiando? Dimmi che libri stai studiando. No, adesso studiamo. Diverse cose sto studiando. Sto facendo sì quegli esercizi. Quindi Tarascio. Sì, anche, poi... L'ho fatto l'affezionante, come ho fatto una stupidaggine di un secondo, la pista... Lo sappiamo benissimo. No, ma la pista è stata libera. Però mi hai lasciato sacrificare qua, quindi mi avevi lasciato... quello dopo, però prima... Altra partita sbagliata, ma mi hai fatto fare a tiro 25. Beh, perché una volta mi hai preso il pezzo... Io l'ho bloccato perché c'è B4 e F4, io l'ho arroccato e attaccato. Quello di infatti non so cosa giocare, però dove pensi che è messo data? Solo sul colpo tattico o comunque prima? No, strategicamente era pezza secondo me, cioè adesso che tu c'avevi il re al centro, io c'avevo il controllo di tutte le armi, quindi dove roccavi attaccavo. Quindi il problema se non è stato incartarti qua con alfiere D6, donna D7, ti sei incartato un po' qua e non potevi più mangiare e prendere il doppio. No? Ma lo sai dove ho sbagliato di tutto? Quando ho fatto questa, e tu, perché io ho fatto questa, potevo fare quello. Io di solito gioco questa e non l'ho giocata perché per la fretta ho fatto così. Infatti ho detto, ma perché sei chiuso la fine? Sì, no, no, no. Proprio la stanchezza, perché io di solito su questa gioco questa, poi qualsiasi mossa fai vado qui e continuo, se non sbaglio la cessa la chiama la francese, qualcosa del genere. Questo sì, me ne sono accorto, guarda, quando ho fatto questa e quando sei venuto qua ho detto che bello, posso giocare, mi hai lasciato giocare, diciamo. 3-2-1 action. Bravissimo. Allora, 3-2-1 action, torneo finito ragazzi, è un torneo notturno, quindi è mezzanotte, sì, è mezzanotte 10. Quindi io ringrazio tutti quanti qui a Latina, abbiamo finito il torneo e iniziamo con la premiazione. Emanuele, qualcuno, o Valerio, non lo so, qualcuno vogliamo fare la premiazione? Sì, ecco, adesso iniziamo. Dai, dai, a posto. Vai, per il terzo classificato. Ok, scalo. Guarda che me la cavo io, Primo Luca. vabbè, tanto basta la voce mia, allora, non è che... Terzo classificato assoluto del torneo, Fabio Bellia. A favore di camera. Prego. Prego.
secondo classificato del torneo, a stesso punteggio identico del primo, ma solo per un'inezia riguardo alla media degli avversari incontrati, Francesco Nanioti. Ah, mamma mia, entra dal laterale, bravissimo, bravissimo. Oh, vuoi dire qualcosa per il secondo posto al torneo di Latina? Che sfiga. Che spettacolo, dai, grandissimo. Prima arrivato del torneo, Giampiero Putinelli. Vai, vai, perfetto, Giampiero, vai. Alla grande. Grande, grandissimo. Allora ragazzi, torneo finito. Non è finita la premiazione. L'ultimi due premiati. Vai. Primo per 50, diciamo di quelli non premiati, chiaramente. Carlo Maselli. Vai Carlo. Eccolo. Ah, è alla grande. Poi. Perfetto, perfetto. Primo arrivato non classificato, addirittura quarto posto, è Umberto Barbieri. Allora, un attimo solo. Vai. Centri in camera. Aspetta, se no l'abbassiamo. Eccolo, arriviamo. Mamma mia. Aspettate. Tutto sul canale del Cobra. Un secondo solo. Un secondo. Si vede? High quality, hai fatto bene. Bravo. Adesso devo finire i conti per quanto riguarda il Gran Prix. Un attimo solo, senza vedere il Gran Prix finiamo questo il torneo, quindi io ritorno in camera, ringrazio tutta l'organizzazione del torneo di Latina, quindi Emanuele di Chess Royale, Valerio qui di Chess Royale, anche Maurizio del Dragone di Latina che c'è stato qui, come possiamo ringraziare a tutti, ringraziamo. Quindi io vi ringrazio per avermi invitato per questa nuova partecipazione qui al torneo. Io a Latina sono sempre invitato, ormai siamo di casa, ovviamente. Ringrazio tutti quanti e se volete continuare a supportare questo canale vi chiedo di mettere un'iscrizione e perché no, se vi è piaciuto il video un mi piace. Detto questo, io ringrazio tutti e dai ragazzi, grazie. Sì. Buona prima. Allora, adesso ho messo il microfono ambientale. Quindi... Allora, questa è la premiazione del Grand Prix di Latina. Obiettivamente abbiamo visto che è quella serie di tornei che hanno fatto, esattamente 4 tornei, io ho partecipato al primo e ho partecipato all'ultimo. E grazie a questo... Sei arrivato 19esimo. 19esimo! Aspetta, fammelo vedere a fronte di camera. Se eravamo 18. 18! Vabbè ragazzi, vedete, un bel re così. E comunque sì, una bella organizzazione, il Grand Prix è un grande circuito di tornei, ricomincerà e quando ricomincerà, ragazzi, se volete prendere informazioni, contattate i ragazzi di Chess Royale, metto tutto in descrizione, Emanuele, Valerio, tutta l'organizzazione, io li ringrazio e dai, ci vediamo alla prossima. Grazie! Dai!